Buongiorno a tutti. Benvenuti al nostro corso online della lingua italiana di Hujiang. Sono la vostra professoressa Giovanna. 欢迎收听沪江网校意大利语课程。我是 Giovanna 老师。Da oggi studiamo insieme il livello C1. Vi accompagnerò di passare un periodo intenso, ma anche divertente. 从今天开始，我们将一起学习 C1 的课程。我将陪伴你们度过一段紧张而有趣的学习时光。Buongiorno a tutti, sono la vostra professoressa Giovanna. Oggi dobbiamo finire unità 9. Prima dobbiamo svolgerci al nostro compito che vi ho lasciato nella lezione precedente. A1. Completate con le preposizioni semplici e articolate. Sergio Rubini è attore e regista. Ultimamente ha riscosso molto successo per la regia con l'ultimo film La Terra. Riscosso è il participio passato di riscuotere. Vuol dire ricevere, conseguire e ottenere. Si dice riscuotere applausi, riscuotere onori. Riscuotere molto successo per la regia con l'ultimo film La Terra. E per cui ha ricevuto anche un premio. Margherita Bai è un'attrice molto famosa in Italia. Ha girato molti film con ruoli comici e drammatici. Con ruoli è un'espressione idiomatica. I due personaggi cinematografici sono stati compagni di vita. Vuol dire loro sono fidanzati o coniugati. E continuano ad essere compagni di lavoro. Il giornalista li ha intervistati per conoscere le loro abitudini di viaggio. Intervistare vuol dire interrogare in un'intervista. Per conoscere è il motivo di fare un'intervista. Loro abitudine di viaggio, perché si usa la preposizione semplice. 主要是我们形容关系的话呢，通常是不需要加定冠词的 di viaggio 就可以了。这边是表示旅行的习惯，所以说我们是形容关系，不是属于从属关系的。Dove hanno viaggiato da bambini？就是从小，那么我们这个一定是使用da的。Con i genitori o da soli？Con chi preferiscono viaggiare？E che cosa non manca mai nella loro valigia？Quali sono i difetti di viaggio? Quali sono i programmi per la prossima vacanza? I due attori dicono di essere diversi in tutto o quasi, ma ricordano con piacere i viaggi fatti insieme. Anche se la Bai ha paura di volare, prende spesso l'aereo per motivi di lavoro e anche in andare in vacanza. Ok, non è un esercizio molto complicato, passiamo al B1 e ascoltate le esperienze professionali di due persone e indicate le quattro affermazioni presenti. Ok, adesso ascoltate il brano due volte e dopo averlo ascoltato rispondete, no?
Ok, avete finito? La risposta è 3457. Vediamo insieme. Riascoltiamo. La prima risposta è 3. E durante la maternità Fatima ha guadagnato meno di quanto le spettava. Maternità vuol dire il periodo di assenza dal lavoro, regolarmente retribuito, che spetta ad una lavoratrice dipendente prima e dopo il parto. Perché Fatima dice: allora guardi, io sono tornata, a parte il fatto che di maternità ho preso forse il 43-44% della busta paga, invece dell'80%. Il busto è applicato un francobollo o una serie di francobolli con l'alunno del giorno di emissione. Ma busta paga contenente la retribuzione del lavoratore dipendente di un'azienda. Oppure il foglio su cui sono indicate la retribuzione stessa e le sue varie componenti. La seconda risposta giusta è 4. Fatima non ha lavorato sempre nello stesso luogo. Perché dice: io lavoro per una cooperativa che mi manda a lavorare a destra e a manca in giro. E un giorno di qua, una settimana di là, un mese di qua, 2 anni di qua, 5 mesi di qua, praticamente giro. ho girato tutte le aziende del Veneto qua vicino, a Pordenone, a Treviso e dappertutto. Poi la terza risposta giusta è 5. Tornata al lavoro, ha avuto problemi per reinserirsi nell'azienda. Reinserirsi vuol dire rimettersi, reintegrarsi in un determinato ambiente. Perché ha detto: quando sono tornata, il signore dove io sono andata a lavorare non ha voluto riprendermi, ha fatto tanti problemi. E l'ultima risposta giusta è 7. Matteo non fa un lavoro coerente con i suoi studi. Perché dice: io sono più di un anno e mezzo con contratti. Diciamo contratti, erano borse di studio all'interno dell'università. Però molto intermittenti, dopo appunto un anno e mezzo di fare 3 mesi sì, 3 mesi no, ho deciso appunto di dare un cambio abbastanza radicale alla mia formazione e ho deciso appunto di. Intermittente vuol dire discontinuo, soggetto a pause, interruzioni. Quindi ha fatto sempre un lavoro incoerente. Questo ascolto è facile da comprendere, no? Adesso passiamo al C1. Lavoriamo sul lessico. Avete due esercizi insieme.